Arriva Hogsmeade. Ricompense magia antica, addirittura. Lancio magia antica, è la madonna. Sblocchiamo robe incredibili. Ah! Grazie. E ora che sappiamo anche come funziona la farfalla, vieni con me, anzi, a questo punto è una falena. Posto, creaturina. Creaturina. Tiè, vai. Scusami. Sapevo che c'era un collegamento. Devo dire a Eleonora che ho risolto l'enigma della cornice vuota. È una cagata. Devo davvero dirglielo comunque? Ho risolto il mistero di quel dipinto. Ed era una cagata. Come? Non te lo dico, fottiti. Con Lumos. Ho trovato il luogo raffigurato nel dipinto e poi ho usato Lumos per portare una falena fino alla cornice. Ha tutto senso. Che peccato, mi mancava così poco per risolvere. Però non ce l'hai fatta. Hai un talento naturale per i rompicapi. Anche Natti è molto brava. E Amit, anche se tende a dilungarsi con le spiegazioni. Bene, vabbè, comunque che tu ce l'abbia fatta. Grazie. La mia ricompensa? La falena. Potevo arrivarci anch'io. Sì, potevi, ma non ce l'hai fatta. Abbiamo ottenuto un vestito brutto comunque. E un'altra pagina. Fatto. Oh oh. Fantastico. La pelliccia. Hogwarts ha davvero tanti segreti. Oh, è arancione addirittura. È leggendaria. No, aspetta, capiamoci un secondo. Questi oggetti sono fissi o sono casuali? Uno. Due. Quelle ceste riappaiono in ogni caso. Ma che brutto, Dio mio. Prima cesta random che troviamo, oggetto leggendario. Che bella la vita. Grazie. Il gatto di legno. Ah, eccoti qua, Sebastian. Aspetta un secondo. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Già. E le tre campane delle tre Marie. Ma aspetta, questa è un'esplosione, palesemente. Voglio vedere di chi è. Segni di bruciatura. Sembra che qui ci fu lanciato la prima volta l'incantesimo bombarda. Data sconosciuta e mago strega non si sa chi era. D'accordo, avendo trovato abbastanza pagine, in teoria sblocchiamo qualcosa? Raccogli 25 pagine della guida. Completo dei paramenti di Hogwarts. No, dai. D'accordo, avanziamo finalmente nella storia. Ciao, Sebastian. Ah, il mio nuovo pupillo. Mi è stato riferito che le tue scorte... Ma tu non hai la voce di un ragazzo di quinta superiore, eh? È la prima volta che ti avventuri nel villaggio? Sì, non ho mai lasciato il castello dal mio arrivo. Beh, allora un giorno fa. Farò di mio meglio per essere una guida eccezionale. Hogsmeade è un villaggio pittoresco e ben fornito. Credo che troverai tutto ciò che ti serve. Allora, l'importante è la bacchetta, poi il resto chi se ne frega. Si esce da scuola finalmente. Ma ho visto una tipa glitcharsi per un attimo, quella lì. Andiamo, sono Sebastian. Sono felice che la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Beh, in realtà gliel'ho chiesto io di chiedertelo. Comunque, grazie. Certo, sei l'unica persona che mi abbia mai battuto in duello. Quindi se non ti battevo, meglio tenerti sotto. Cambiava questo discorso? Cioè se tipo mi battevi tu dicevi, beh dopo tutto ti ho battuto. Pare che abbia un debole per te. Davvero? Uh-huh. Mi fa molto piacere. È sorprendente che si fidi ancora di me, vista la sfilza di punizioni che ho collezionato. Finisci spesso in punizione, eh? Beh dai, c'è l'aspetto di uno che ci finisce. Occupato. Parlando di bello il mondo esterno, comunque me ne ha risparmiata una. Felice di averti aiutato. Esatto. Madama Scribner, la bibliotecaria, mi stava dando la caccia, come capita spesso. La Weasley è venuta a cercarmi e ha convinto la Scribner che dovevo essere non so dove. Ma spiegami, perché la bibliotecaria ce l'ha tanto con te? Perché fai casino? Temo sia un problema di opinioni contrastanti. Ok. Lei ritiene che io non sia autorizzato ad accedere al reparto proibito. Dai. E io, dal canto mio, non concordo. Ah beh, certo. Oh, un attimo solo. Qui è perfetto per raccogliere mosche crisopa. Sono belle da vedere, ma se le cuoci bene, sono un potente ingrediente per pozioni. D'accordo. Cosa devo fare, Accio? Accio! No. Ah, così. Grazie. Ma dai. Sai che per un attimo ho pensato facesse la canzone quella lì. Beh, buono da sapere che nei cespugli trovi le mosche carine. Dalla foresta proibita, guarda. Cosa? Che succede? Guarda con i tuoi occhi. Che
Che meraviglia. Gli ippogrifi. Uno spettacolo che non capita spesso. Carini. Revelio. C'è un fungo saltellante. Ti prego, davvero si chiamava così? Aspetta. Sinistra, c'è la foresta proibita. Agli studenti è vietato entrarci. Ok, perfetto. L'importante è che sia sbloccato quello. Esattamente. Pensano sia troppo pericolosa. Per me dovrebbero avere più fiducia nelle nostre abilità difensive. Ma se poi nei film di Harry Potter la foresta proibita è la punizione standard. Ancora i funghetti saltellelli. Hai avuto modo di esplorare un po' il castello? Più o meno. Un po'. Però è davvero enorme. Quello è vero. Altro che. Su quello hanno fatto davvero. Ho 5 anni e sono solo all'inizio. Ci sono tantissimi luoghi da vedere e da scoprire. I Terstal! Oh, ne hai qualcuno da condividere con me? Forse un giorno. Non posso rivelare i miei segreti a chiunque me li chieda. Certo. Tu non mi hai ancora detto dove hai imparato a duellare così bene. Da nessuna parte. La rimessa per le barche, mi chiedo se sia possibile andarci. Secondo me sì. Ho sempre trovato i Terstal in testa alle carrozze e un po' tetri. Anche l'hai mai visti? Effettivamente in pochi riescono a vederli. Esatto. Tu invece li vedi? Purtroppo sì. Però anche tu ne hai viste parecchie di cose, non è vero? Lo so. Ad esempio l'attacco del drago. Ma è strano, cioè, voglio sapere come mai, probabilmente me lo racconterà più avanti. Che cosa abbiamo qui? Che vedo una zampa? Un Puffskin! Pazzo! Il signor Moon! È il custode di Hogwarts. È un po' malconcio. Sei tu il custode, sei il Gazza di questo gioco. Salve. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Piacere, meglio tornare indietro, signor Sallow. Girate i tacchi e... scappate. Da cosa? Tutto bene, signore? Mi ha guardato dritto in faccia, con quei suoi occhi enormi. Chi? Cosa? Qual è il soggetto? Un demi... Guys. Un demigius. Peloso, terrificante. E invisibile. Io torno al castello, li sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Come ha fatto a guardarti se in teoria è invisibile? Demi guys. Non so cosa ci mette nel succo di zucca, ma è evidente che ne ha bevuto troppo. Non ho mai visto Revelio in quello stato. Magari l'ha visto per davvero. Il signor Moon è un personaggio. Mia sorella è nello stile, ma io penso che come custode potrebbe fare di meglio. Pietra anche di luna. Serpeverde. Esatto, o meglio, lo era. Ora non sta bene, ma migliorerà presto e tornerà. Hogsmeade è di qua, di là c'è la stazione. Pensavo fosse molto più lontana Hogsmeade, io. Nonostante continui a pensare che la visuale sia troppo vicina, ti ci abitui alla fine. Ti ci abitui. Se si potesse catturare la magia di questo luogo. Non so se sia. L'avete appena fatto in un gioco. Gente, ma c'è qualcosa di speciale qui a Hogsmeade. Ne siamo attratti tutti. Come falene. Quello è un uncino? Che palle, perché andiamo lenti, Sebastian? Bene, come pensavi di procedere? La Weasley mi ha detto che hai una lista di cose da comprare, una bacchetta e così via. Bacchetta! Semi di dittamo, delle magiformule e qualche ricetta di pozioni. Perfetto, voglio vedere cosa farai con la nuova bacchetta. E una lista ti permette di avere tempo per curiosare qua e là nel villaggio. Io devo solo fare un salto veloce in un negozio per prendere una cosa per mia sorella. Troviamoci in piazza quando hai finito. D'accordo. Ricorda, allora, è Hogsmeade, divertiti. Grazie Sebastian. Il villaggio di Hogsmeade, il simbolo del porco, è ricco di varie attrattive, botteghe e altri luoghi di interesse che puoi esplorare grazie alla mappa della guida pratica. Grazie. Hogsmeade mostra i negozietti e i punti di interesse. Puoi seguire qualsiasi di queste selezioni nell'icona. Iniziamo da quelle più importanti, poi visitiamo tutto il resto. Comunque, questo è Ollivander. Buongiorno. Aspetta un attimo. Forziere. Ok, grazie. Vabbè. Un attimo, sono... sei tu. Solo un momento. Quindi è un antenato di Ollivander. Buongiorno, comunque. Sto cercando... Una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... Alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Garbold Ollivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero.
Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta. Ce l'ho già la mia bacchetta perfetta. No. Col cuore di drago. No, no. Tu no. Ah, sì. Sì. No, non voglio 10 pollici, la mia è 14. Dovrebbe andare. No. Tieni, perché non provi questa? Non è la mia bacchetta, signor Oliva. Bella però. Forza, su, brandiscila. Scabum, esplode tutto. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh. Che esagerazione. Beh, direi che non ci siamo, eh? No, no. Prova questa. Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Come fa a sapere qual è una bacchetta? Forse... Sì. Cuore di drago è la nostra, però la nostra era 14. Un raro 13 pollici e 3 quarti, corda del cuore di drago. Proviamo. Però aspetta, mi sa 14. Che è la nostra. Forse no, però, eh. Mi sa di no. Oh, oh cielo! Infatti. Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. Allora, corda di drago c'eravamo e anche la misura cosa eravamo si sta vicini. È più complessa di quanto pensassi. Non come capisco, fa Ollivander a capire qual è la bacchetta adatta o a proportela? Sei? Nonostante forse sia la bacchetta che tu... sceglie il mago. Oh. Ed eccoti qui. Accio. Sì. Tu potresti essere quella giusta. E non dice il nome perché ovviamente ecco, non lo sai. Prendila. Non te la fanno neanche vedere perché giustamente devi prima. Esatto. Naturale grigio, olmo, cuore di drago, duttile 14 pollici. Posso cambiargli lo stile? Oh, ma ti prego. Tipo di legno? Io mi mantengo quella che mi è uscita. Punto. Grigio mi piace. Corda di cuore di drago, duttile 14 pollici. La accetto esattamente che così cosa com'è. Che cosa ne pensi? Che è meravigliosa. Straordinario. Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Allora, che impressione ti ha fatto? È perfetta. Diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Non va benissimo così. Lo immagino. Un nucleo di corda del cuore di drago è in grado di produrre magie straordinarie. Che è esattamente quello che voglio. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Non a meno che non vengo sconfitto. La tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me, se mai dovesse servirti qualcos'altro. Altre bacchette? Che bella la nostra bacchetta. È tutto perfetto come sta andando. Il nostro Patronus, la nostra bacchetta. La casata avrei voluto rifarlo, onestamente, il quiz. Però... Buongiorno. Ecco una mente curiosa. No, è solo uno che sta facendo una missione. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Buongiorno, Hai Thomas. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Non capisco perché ogni si scena cambia il colore della... stato puro. Del tutto. La creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice. Ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Cioè, insomma, le magiformule sono le tu ricette per le magie. E lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Guardalo che è diventato tutto più grigio ora. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ah, ho capito, sono... è la lista degli incantesimi che abbiamo visto l'altra volta per la stanza delle necessità. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero?
Credo cioè, di insomma, sì, da lui bene, compri le robe che metterai di nella stanza del necessità. Coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Comunque, zero monete. Uno. Grazie. E due. Se ti cos'altro interessa, abbiamo? Dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Grazie. Ecco. Ah, di nuovo questo con l'occhio, Particolari sti forzieri. Non mi ricordo che gioco era, ma mi ricordo un gioco che se entravi in acqua anche di poco ti faceva il segno del bagnato sui vestiti. Non mi ricordo che gioco era, però. Do il benvenuto alla pozione di J. Pippin. Ciao Pippin. Occhiali tondi oro. Ad ora ciò che non mi piace del tutto sono le sciarpe e gli occhiali. O comunque gli elementi per il viso. Chiedo scusa. Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Chi? Comunque, non mi pare di averti mai visto qui. Mi manda la professoressa d'oggi. Weasley. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? Perry Pippin al tuo servizio. Ti trovi da pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte il le doppiatore occasioni. L'ho già sentito, comunque. Lo avrei già letto sull'insegna, ma mio nonno ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Che come cosa? Posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuovo di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. I semi di ditta, alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Lo diceva anche Piton. Cosa si possa fare con una bacchetta? Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. È vero. Possono guarire, distruggere, proteggere, ma te ne accorgerai presto. E visto anche portarti una visita, fortuna incredibile. Ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Ma anche le pozioni anche già fatte? Preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza. E inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Grazie, comunque, Perry. Per ora ti do le ricette richieste, va bene? Sì, ma voglio vedere la Felix. Cioè, noi abbiamo già la ricetta. Però vorrei capire se possiamo già farla. Ne dubito, però, Pozione che crea uno strato roccioso sulla pelle e protegge dai danni, ok. E questa pozione curativa. Ti prego vediamo. Di dare un'occhiata al resto del mio inventario. Sì, grazie. Sei di fretta di tornare. Riduce a il tempo di recupero presto. Degli incantesimi. Ricetta potenzia, infligge danni. Praticamente invisibile chiunque la veda. Non male. Però la Felix non ce l'ha. Rebellion. Oh. Aspetti che vedo. Vengo qui un attimo a sbirciare. Ma c'è una capra. Ma buongiorno. Ciao, chiunque tu sia. Mi scusi, sono qui per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per il nuovo studente del quinto anno. Immagino sia tu. Esatto. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno ti tremeranno le ginocchia. Ma in realtà vorrei capire il perché. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla. Non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. Cioè allora... A proposito, mi chiamo Timothy. Vabbè, aspettiamo un attimo. Questo è il mio negozio, la rapa magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. No. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? Ma quello è vero. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Ovviamente. Però che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Sì, sarebbe molto comodo. No, quello che volevo dire è che in realtà a livello di gameplay capisco che abbiano scelto di farti inserire al quinto anno perché così sei già un po' più adulto. Mentre al primo anno saresti un bimbo e... non potresti vivere tutte le avventure possibili. D'altro canto, non hanno ancora spiegato il perché abbiamo iniziato al quinto anno. Comunque, semi di dittamo poi. Semi di lunaria, l'abilità a coltivare la lunaria nei vasi grandi. Beh, vasi piccoli. Tutto. Sarà meglio che vada a cercare Sebastian. Vasi piccoli adesso. E vasi medi. Poi questo cos'è? Concime? Fertilizzante. Ok, forse faremo un duello con Sebastian. Eccoci qua con Sebastian. Ciao, Sebastian. Ok. Sì, ho trovato tutto l'occorrente. Ottimo. Tu hai preso quella cosa per tua sorella? Sì. Direi che adesso possiamo fare quel che ci pare. Vediamo un po'. Guarda, lo sapevo. Sapevo che succedeva qualche cagata. Oh!
Questa è più che una cagata, è un troll. Porca miseria! Allontanatelo dagli edifici, via da Root Singer! Ne arriva un altro, vero? Ecco appunto. Che figata! Anche le animazioni durante le scene. Oh, giusto! Se è rosso non puoi. Lo stiamo indebolendo, meno un po'. 7. A un certo punto lo finiremo. Porca. E quello cos'era? Non lo so. Un assaggio di quel che si merita. Davvero magia antica. Attenzione. Non penso che funzioni levioso su di lui, eh. Occhio, non farti ammazzare. Bene così, rosso zotticone. Sta vacillando. Un paio di colpi dovrebbero bastare. E un paio di colpi, sto facendo tutto io. Levioso. Ecco fatto. E rinvocare la magia antica. Oh! Quello è una vada che avrà. Trollando. Oh cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto un troll adulto in due. Che ti devo dire? Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Benissimo, sì, ed è un non piacere vedi? Rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, che vuole, agente. Signora. Singer, agente Singer. E grazie ancora. Di nulla. Quindi magari se subivi più danni e... Oh, abbiamo buongiorno. Un indicatore nuovo. Hai un momento, per caso? Augusto vado a vedere Sil. Che cosa. D'accordo, e io sistemo. Cazzo. Intanto. Ho sbagliato, scusami. Fortuna non me l'ho fatto affidare. E con questa. Rebellion. 8 pagine. Che cos'è che c'era scritto disponibile? Ci sono ricompense. Grazie, lo so. Un cappello brutto. Buongiorno. Ah, certo, il tizio qua dei vestiti. Salve. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Che brutta quella sciarpa. Permettimi di presentarmi Augustus Hill, commerciante di capi straordinario. Chi l'avrebbe mai detto? Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll. Uno ne abbiamo combattuto. E per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino. Ma qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons, è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo. Ok. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento. Scelgo per ciò io, scegli che tu. Hai fatto oggi. E Sebastian no? Non posso accettare, dai. È molto gentile da parte sua, signor Hill, ma non posso accettare degli abiti in regalo. Sciocchezze, insisto. Abbiamo prova fatto per capire la brava taglia. Persona, va ovvio bene? Che l'avrei accettati. Wow. Siamo guadagnati una bella burro birra, non trovi? Così forse non penserò al troll che voleva polverizzarmi. Sono d'accordo con te. Bene, i tre manici di scopa in questa direzione. Ti seguo, Sebastian. Però aspetta, non voglio fare, diciamo, lo stronzo, però il suo mantello è una merda. Il mio è molto meglio. Sai che quasi quasi la roba inutile la vendo per davvero, tanto non penso ci servirà a nulla. Abbiamo burro birra. C'è un foglio lì.
Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Vuoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Che sguardo! Ricordati bene, se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Andiamo. Ci avranno visti. Non, ma sicuramente. Faceva quel goblin con Victor Rookwood. Ranrok è in combutta con Rookwood, il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Presto, infiliamoci nei tre manici. È stato bello rivederti, Logok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Non so chi sia, però vabbè. Ciao. Bene, cosa posso... Oh. Il nuovo è arrivato. Abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offre la casa. Ah, fantastico! Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono stanno benissimo, ci abbiamo pensato tutto noi. Merito suo. Ha ucciso un troll senza alcun aiuto. Ma davvero? Complimenti. grazie alla mia nuova bacchetta. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. Ma i potenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Hai qualcosa da fare qui tu? Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Bello, però, sono mi piace qui lui. Per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Minchia! Ho detto di non disturbare. Fuori dai coglioni! Pare che non mi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. Sparagli nella schiena. Pam pam. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Ma stai perché? In guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Ma perché ce l'hanno con troll, me? Troll, Ranrok e Rookwood. C'è qualcosa che non so. Ah beh, vorrei prometti saperlo anch'io. Prometti di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Ecco, penso proprio che faremo meglio a tornare nel castello. D'accordo. Ma dai, che schifo. Ma ti bevi le cose degli altri? Finché mangi le noccioline, vabbè. No, ti prego, se gli rubi il pane da davanti, fai schifo. Ecco, mamma mia. Sono felice che ci fosse Sirona. Te l'avevo detto che è una brava persona. Sì. Si vede. Non sembrava affatto intimorita da Rookwood e Harlow. A un certo punto dovrai spiegarmi perché Victor Rookwood ti tiene d'occhio. Ma possiamo parlarne più tardi. Ora dobbiamo tornare al castello. La professoressa Usiamo la metropolvere? Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio un'altra punizione per essere rientrati dopo l'orario consentito. Metropolvere? Devi trascorrere la notte in sala comune, vai alla mappa. Sala comune dei Grifondoro, vai! Eccoci qua. Abbiamo già dormito? Già finita la giornata? Arrivo a Hogsmeade. Quella, un bel po' di punti.